Carissimi fratelli e sorelle, un doveroso ringraziamento a Don Francesco per quello che ci ha detto questa sera e anche personalmente, ma penso anche voi, un augurio gli dobbiamo fare, che passi da essere postulatore di santi a santo da altare. E questo però è un augurio che ci dobbiamo scambiare tutti quanti noi. Importante quello che abbiamo sentito questa sera riguardo alla santità. Fa tremare, almeno per le persone che credono, fa tremare una sentenza di Sant'Alfonso Maria de Liguori nella sua teologia morale. Lui è dottore di teologia morale. Chi non tende alla perfezione cristiana commette peccato mortale. E non è che questo riguarda i consacrati, frati, suore, preti, vescovi, sommo pontefice, riguarda tutti i battezzati. Ma perché non si tende tutti, sinceramente, con gioia, alla santità? Fatto sta, la verità potrebbe essere questa. Non ci piace seminare nel pianto e quindi non raccogliamo nemmeno nella gioia. Chi non semina non raccoglie. E allora qualche proposito comincia a nascere. Ma bisogna entusiasmarsi per questa benedetta santità, che è una cosa bellissima da vivere ognuno secondo le doti personali, così come è nato, però da viverla. La santità si riduce a una intimità con Gesù Cristo. Non è che esiste la santità di padre e figlio, ma non è mai esistita la santità della Madonna, mai. Tu solo il santo, quindi è tutta partecipazione di santità. Chi sta in intimità di Gesù è un santo sotto i nostri occhi. E stare in intimità con Gesù non è una cosa bellissima, non è Lui il creatore del mondo, non è Lui che ti nutre con la tua carne, ti fa bere il tuo sangue e ti dice che tutto ciò che è suo lo dà a te gratuitamente. Non devi fare niente, soltanto lasciargli campo libero. La Madonna ci deve aiutare. Ecco tua madre, abbiamo sentito dal Vangelo. Dobbiamo credere a questa madre spirituale. Senza una mamma non si nasce. E senza la mamma non si cresce bene. È la Madonna, la Santissima, che ci aiuta in questo cammino e ce lo rende piacevole. E allora il grande desiderio nostro deve essere quello di camminare con Gesù e con Maria, stare in intimità con loro, viverla questa intimità, sin da quando ci svegliamo a prima mattina. E allora un bel fioretto per domani. Santa Vergine Maria, metti nel nostro cuore il desiderio della santità, facci capire la sua bellezza, facci già, come grazia, gustare qualche cosa di questa gioia di stare con Gesù. Perché quando Gesù ha detto la pace sia con voi, tutta la gioia sia con voi. La pace è tutto, la pace è il sommo bene, comprende tutti i beni. E allora, Vergine Santissima, noi volentieri domani
facciamo il fioretto di tendere a questa santità con gioia sotto la guida tua materna. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.